Andiamo a lavorare. Un cazzo, dove vai che ci stanno le buche a Roma? Dove vai? Dice, mi ha dato buca al lavoro. Certo, ha preso una buca, non è la colpa. Sono andato ieri a lavorare, c'era la fila su Mattia Battistini, sono stato un'ora. Poi dico, ma perché c'è tutta questa gente che c'è sta fila? Perché la gente andava a passo d'uomo, no? Doveva fare, mi sembrava l'India. L'India una volta ha fatto un percorso, cioè, pieno di buche. Non si poteva, perché devi andare a passo d'uomo, fa così. C'era quel pullman che faceva tum tum tum, è la stessa cosa la macchina, e quindi tutti a filo, a passo d'uomo, una cosa bellissima proprio, è terzo mondo, quarto mondo. Ma mi sembra di essere un po' raggirato, eh? Già girato, giustamente, no? Il sindaco si chiama Raggi, io sono fracconne, avrei fracconato, invece lei, da quello che, perché dice prima, sai, c'è una notte stellata, 5 stelle, non si vede tanto, solo 5 se ne vedono. Dice, speriamo che venga il bello, e poi spunta il sole, ecco Raggi. E però un cavolo, perché alla fine, io so 5 stelle, però alla fine qua i risultati che si vedono danno buca. E allora passiamo al buio, dal sole, che ci dovrebbe essere buca. E non te puoi muovere, cioè c'è gente che sta là così, che guarda, che c'è sta uno tutto felice, sta a guardare, c'è mia moglie, è andata giù, no? Dice, poi gli dai il buco, è proprio esagerato, una buca troppo alla moglie, poi, so che qualche volta scocciano, però così. Quando c'è sta un irraggiamento, no? Della radioterapia, è destruente. Anche se sembra questa cosa bella, raggi così, però alla fine, oh, ma ragazzi, vogliamo vedere i fatti, perché ormai è tanto tempo, no? Siamo sommersi dall'immondizia, e forse per quello che ci stanno le buche, forse vogliono sotterrare, forse si risparmia, però se tu la strada non la fai fatta bene, con certi spessori adeguati e con materiali giusti, purtroppo quando c'è un po' un'escursione termica si cominciano a formare delle crepette, avete visto, no? La crepa, la cricca, la lesione base della frattura del sistema, sicché da là cominciano a formarsi queste crepette che si uniscono poi alla fine a furia pure di passare, perché ci passano sopra, non è che ci passano quelli leggeri, cominciano a creparsi dappertutto, formano una crepa circonferenziale, e da là praticamente con gli urti tac si staccano pezzettini, poi si staccano sempre di più e viene fuori un bucone che aumenta nel tempo, poi piove, neviga e tutto quanto, si scioglie la parte sotto e si forma un cratere, che c'è gente che veramente, abbiamo visto gente che guardava sotto e non c'era solo la moglie, c'era di tutto, era crollato proprio la strada. Assistiamo a questo. Allora, anziché sta sempre là a rimettere a posto, fate le strade fatte bene, con un giusto spessore, no? O c'è qualche cosa, qualche interesse? Non lo so, perché non si dovrebbe far così. Poi quando ti attappano queste buche, tu non vedi che sono livellate, c'è sta lo scalino, perciò non sai qual è peggio, di che dove vado qua, nella buca? O me becco il marciapiede con lo spuntone di fuori, hai visto che ci stanno i lastroni di marmo che mettono a bordo, messi male pure quelli, boom! Allora uno che sta col motorino, deve prima passare per la chiesa a pregare un po', perché è un po' pericoloso, no? Ma ne va di un decoro, ne va della figura che facciamo, tu te ne devi andare per la strada, no? Perché quando c'è sta il prato non si forma la buca, allora devi scegliere vie collaterali, se vedi l'asfalto, ragazzi, no? Diceva bene Celentano, no? La via Glude, passare, no, per questo cemento che ci distrugge, effettivamente è pure deturpante, un po' grigio così, però siamo messi male con queste macchine e niente, ma soprattutto i ragazzi, i giovanotti, no, poi gli fa strano, no? E ritorno da te con in mano un raggio di sole, c'ha la speranza, no, che poi è una poesia questa. Ma che cazzo stai di giovanotti, il raggio di sole in mano, manco Zeus ce l'ha, io capisco la poesia, però e tutti che se la cantano così, forse voleva i raggi, voleva dire i raggi, quelli della bicicletta, perché stanno tutti dentro le buche, no? Questi un po' passare con la bicicletta, state, se smontano tutti i raggi, e là vanno a finire nella buca per far pandan col sindaco, no? Giustamente, perché è così. Allora, io non so se veramente ho ragione, potrei pensare pure che Bracciano sia una cosa, una buca che fa pandan vicino a Roma, bella grossa, dice vabbè, uno se ci si mette, alla fine
te offre pure sta grande bucona, però almeno là c'è l'acqua, ci serve a qualcosa, no? Direi io. E perché veramente io mi aggiro, dico, ma forse qua fanno bene a piace per culo, così che ci fanno romani bucaioli. Ecco perché. E forse dovremmo essere noi di diritto a dire, come debutta bucaiolo. Noi dovremmo dire bucaiolo, perché abbiamo più diritto noi di dirlo in questo caso. Perché ci avete fatto caso? Che civiltà evolute, performanti, così. Io per esempio sono andato in Germania, non c'è una buca, manco morto, sono tutte piane, no? Che ci stanno i rattoppi così, non si vede niente, no? E sì che là ci sono escursioni termiche, ragazzi, allora si può fare. Emirati Arabi, pure là, caspita, c'è sta sole che picchia, tutto quanto, strade perfette. E allora qual è il problema? Vogliamo fare una cosa fatta bene, capito? Perché qua, ragazzi, è una speranza avere una città. La città è importante perché c'è un traffico di macchine, che io sono contrario, però se c'è bisogna far fluire, no? Allora qua troppe buche. E comunque io spero bene che le persone reagiscano, perché non è possibile che Roma diventi tutta un foro imperiale. Siamo messi male.